Ogni anno in Italia più della metà degli omicidi che vengono compiuti non è una responsabilità della malavita organizzata. Spesso sono conseguenze di discussioni, di litigi, di rancori serbati a lungo che esplodono nell'ambito di una famiglia, nell'ambito della cerchia delle conoscenze, magari il datore di lavoro, magari vicini di casa, oppure così, senza un reale motivo. Pochi giorni fa a Milano avrete sentito sicuramente la vicenda drammatica di questo tassista che, siccome si era fermato all'ultimo momento e ha rischiato di investire una coppia di pedoni che stavano attraversando la strada, ha subito la reazione di lui, il quale ha reagito in modo scomposto, l'uomo è caduto, ha sbattuto la testa. È il classico esempio che conferma come sia sempre molto difficile riuscire, oltre che mantenere la calma, a dialogare nelle situazioni più difficili, lasciando lo spazio purtroppo anche alla violenza. E questo è un fenomeno che, dicono gli esperti, rischia di diffondersi in modo massiccio anche tra i più giovani. Sempre più spesso capita, l'attualità di queste ultime ore, se ci seguite dalla provincia di Pavia per esempio, ce lo conferma, che anche i giovanissimi preferiscano mettere da parte le parole e chissà perché iniziare a darsene di santa ragione. Noi questa sera cercheremo di capire che cosa lega questi episodi, che sono anche per la gravità dei fatti che vi abbiamo raccontato diversissimi tra di loro, e soprattutto cerchiamo di capire come sta cambiando la nostra società e come evitare che naturalmente possa degenerare ulteriormente. Vi presento subito gli ospiti con cui andremo a dibattere il tema di questa puntata di Prima Serata Live. Ben ritrovati come ogni venerdì in diretta su Telepavia e in collegamento con Tele Sanremo. Cominciamo dal professor Alberto Pellai, che è uno psicoterapeuta dell'età evolutiva, insegna all'Università degli Studi di Milano. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. È anche un personaggio che chi ama la radio conoscerà, perché si occupa di queste tematiche anche per Radio 24. Ha a lungo curato una rubrica, ancora adesso aiuta gli ascoltatori di questa emittente a districarsi tra le tante difficoltà che comporta avere e gestire nel migliore dei modi una famiglia. Simone Feder, psicologo, è una delle colonne della Casa del Giovane di Pavia, ma è anche giudice onorario al Tribunale per i Minorenni di Milano. Buonasera e bentornato. Buonasera, buonasera a voi. C'è poi una responsabilità che anche gli enti locali si assumono, è il caso per esempio di Pavia, che ha lanciato proprio in queste settimane una serie di incontri per cercare di aiutare i genitori prima di tutto, ma di riflesso anche i più giovani, a affrontare le tante emergenze che hanno a che fare con l'educazione. Rodolfo Faldini è l'assessore del Comune di Pavia che si occupa di istruzione e politiche giovanili. Bentornato anche a lei, buonasera. Grazie, buonasera. Mario Pedrazzini, il nostro sociologo di riferimento, ogni qualvolta dobbiamo cercare di scandagliare questa nostra meravigliosa popolazione italiana. Bentornato anche a lei. Grazie, buonasera a voi. E poi questa sera vogliamo dare voce anche a chi ha quotidianamente a che fare con i giovani, perché si trova, come nel caso dell'ospite che vi vado a presentare perché è in collegamento esterno, a dirigere un importante istituto. È la professoressa Silvana Fossati, eccola qua. Buonasera professoressa. Buonasera. Dirigente scolastico, guida l'istituto comprensivo di Via Scopoli a Pavia. Grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a lei. Come sempre noi chiederemo anche a voi che ci seguite da casa di interagire con noi. Per farlo, naturalmente, ci sono le nuove tecnologie, e allora a tirare le redini dalla nostra postazione multimediale ritroviamo anche questa settimana Chiara Cendali. Buonasera Chiara. Buonasera Claudio, buonasera a tutti. Subito le coordinate per interagire con noi. Scriveteci all'indirizzo mail diretta@primaseratalive.it o mandate un sms al 366 1188 002. Puntata che vogliamo davvero aprire il più possibile al vostro contributo, e allora, come dicevamo in apertura, entriamo nel vivo del dibattito. Per farlo torniamo indietro di qualche giorno, era domenica scorsa e a Milano succedeva questo. Sì.
Alfredo Famoso aveva 68 anni e faceva il tassista. È morto dopo alcuni giorni di agonia all'ospedale Niguarda di Milano. La sua unica colpa? Essersi fermato all'ultimo momento mentre una coppia stava attraversando sulle strisce pedonali. In questo punto di via Morgagni, all'angolo con piazzale Bacone, nella zona est del capoluogo lombardo. L'aggressore è un 48enne che si trovava insieme alla compagna incinta. L'uomo, furibondo per la brusca frenata, prima ha lanciato un'intera confezione di bottiglie d'acqua contro il taxi, distruggendo uno specchietto. Poi, quando il conducente è sceso, con fare che lui ha definito minaccioso davanti al magistrato, lo ha colpito più volte, provocando la sua caduta, nella quale ha sbattuto la testa al suolo. Una dinamica che ricorda quanto accaduto sempre a Milano ad un altro tassista, Luca Massari, morto il 10 dicembre del 2010 all'età di 45 anni, per aver investito con l'auto di servizio un cane sbucato all'improvviso in via Luca Ghini, alla periferia sud di Milano. Ad aggredirlo tre giovani, amici della proprietaria del cane, che aveva perso il controllo dell'animale. Morti assurde come quella di un 33enne ucciso a coltellate da un indiano a Roma perché teneva l'auto con la musica alta, o ancora a Milano il tentativo di un uomo di uccidere il fratello perché ascoltava la TV ad un volume eccessivo. Ad accomunare gli episodi, attacchi incontrollabili di rabbia e di violenza. La stessa esplosa poche settimane fa a Bollate per un ragazzo conteso all'uscita da scuola, con una bionda sedicenne che prende a calci e pugni una ragazza di 14, amica dell'attuale fidanzata dell'ex giovane che l'ha aggredita. Un po' come era accaduto poche settimane prima a Pavia, alla stazione degli autobus, anche qui volano botte da orbi tra due adolescenti, e anche in questo caso tutto sotto gli occhi di decine di ragazzi che, anziché intervenire, incitano l'aggressore e riprendono con il telefonino una scena destinata a finire su Facebook. Allora, lo diciamo, sono episodi tra di loro diversissimi, non soltanto per l'epilogo che hanno avuto, ma anche per le dinamiche e le origini che in qualche modo li hanno scaturiti. Però la domanda di fronte a questa morte del dialogo e il trionfo della violenza è: che cosa si sta succedendo? Noi abbiamo titolato provocatoriamente "Stiamo tornando ai tempi del Far West". Far West Italia è il titolo di questa prima parte di trasmissione, perché la domanda nasce spontanea, cioè quando di fronte a episodi banalissimi si rischia di perdere la vita, e qualche domanda forse davvero bisogna farsela. Intanto, professor Pedazzini, ci aiuti a capire, sono distanti sicuramente, come facevo io riferimento in apertura, perché nascono da situazioni diversissime, sì. Ma sono poi così tanto differenti episodi come quelli che abbiamo raccontato nella copertina di Luca Patterini? No, non sono per nulla differenti, sono distanti perché hanno originariamente una natura, se vogliamo, una scatenante differente, particolare, ma sono tutte parte dello stesso concetto, della stessa natura. E tutto nasce da come ormai la società oggi, la nostra società, parliamo di quella italiana principalmente, è ormai impostata e si sta muovendo. E cioè, la nostra ormai è una società industriale e capitalistica. Tipologicamente le società capitalistiche come queste sono quelle che, avendo creato dei virtuali punti di riferimento, hanno annacquato le relazioni dirette, cioè il faccia a faccia, per cui hanno creato quella sorta di indifferenza. Ecco, tutto nasce da qui, l'indifferenza non fa altro che scatenare la violenza. Allora, intanto, la violenza in sé è quella parte che è nella natura dell'uomo, è intrinseca nell'uomo. Ovviamente, in base a come ci si rapporta, in base a quello che è la cultura propria dell'individuo, questa violenza viene utilizzata in maniera marcata, in maniera soft, oppure viene sopita. L'esempio è la caccia, per esempio. Uno va a caccia e quindi, siccome è giustificato il fatto che andando a caccia uccide un animale, fa violenza a un animale, è normale che ciò avviene, per cui non è un problema il fatto che l'uomo sta portando violenza a questo animale. Diverso magari è nel caso dell'uomo. L'indifferenza crea la violenza, diciamo, gratuita. La violenza gratuita, in pratica, è quel concetto di violenza che poi può essere divisa in violenza fredda o in violenza calda. Calda quando è data dall'istinto, fredda quando è caratterizzata dalla crudeltà. E siamo
più in questo aspetto che non quell'altro. Quindi l'indifferenza, quindi il non considerare l'altro e quindi il non considerare l'altra persona, il non considerare i sentimenti di quell'altra persona, il non considerare l'altro come pari a se stessi, fa sì che fa scattare questo discorso dell'importante è quello che provo io. Non mi interessa. Io sono ferito, sono arrabbiato. Arrabbiato oppure addirittura peggio, perché questo sarebbe l'aspetto caldo, cioè io ho subito un torto e allora mi vendico o vado a riequilibrare il torto. Il problema è quell'altro, la crudeltà nei giovani fondamentalmente, esiste questo aspetto. Quando si dice ma un atto di violenza ingiustificata, senza motivo, immotivata. No, la motivazione è questa, e cioè questo concetto di indifferenza fa sì che non si prova piacere solo per se stessi, non si va a considerare quello che si sta, quello che proverebbe l'altro o che prova l'altro nel subire una mia azione. Ho capito. Quindi l'aver alienato questo aspetto fa sì che diventa normale provocare violenza, portare violenza, diventa ovvio, è un gioco virtuale. Diciamo che questo è il punto di vista naturalmente di chi in quanto sociologo studia i comportamenti delle masse, poi credo che ci sia un gap tra naturalmente essere arrabbiati il poter arrivare fa sempre parte anche dell'educazione, della cultura, ecco, magari poi di questi aspetti parleremo con gli ospiti ovviamente. In studio, però questa premessa ho chiesto al professor Pedrazzini di farcela perché mi rendo conto che sia anche giornalisticamente un po' ardito accostare questi episodi che comunque hanno dominato la cronaca a livelli differenti delle ultime settimane. E devo dirvi che di quel servizio che abbiamo visto in apertura, a me è molto colpito proprio gli episodi legati ai giovani, perché fa impressione vedere, tra l'altro delle ragazze, ancora più forse fuori dagli schemi, che per discutere, diciamo così, in modo eufemistico, di un fidanzato conteso arrivano addirittura a sferrarsi calci e pugni. Quelle che voi vedete sono immagini girate con un videofonino. Siamo alla stazione degli autobus di Pavia, forse in sottofondo sentite anche i beep perché c'è anche una sequela di parolacce che accompagna i pugni e i calci sferrati. Il tutto, ed è un altro elemento che credo debba far riflettere, in un clima di assoluta indifferenza che però è la cornice che accomuna molti di questi episodi, perché qualche settimana fa, lo ricorderete, a Bollate, in provincia di Milano, aveva fatto scalpore il caso di un episodio analogo. Anche in quel caso c'erano giovani che o facevano il tifo o riprendevano col telefonino. Ecco, sono immagini che preoccupano. Io chiedo a Simone Feder, che in quanto operatore in prima linea nel sociale si trova anche a dover gestire giovani borderline, al di là di quella che può anche essere poi la sua esperienza diretta. Sono io che mi stupisco di fronte a queste immagini? Sono così anomale, anormali, oppure può capitare anche quello che noi abbiamo visto ed è magari più frequente di quanto noi si possa pensare? Innanzitutto bisogna stare attenti a non farle veicolare troppo queste immagini, perché poi c'è l'effetto emulazione, perché si ripetono, e i giovani in questo sono molto bravi. Lei pensi che lo scandalo di tutto questo filmato sta in quanti hanno cliccato mi piace sulla pagina di Facebook, quanti l'hanno condiviso, anche perché davanti a situazioni come queste almeno il concetto di oggi di normalità, forse bisogna discuterle, perché sta passando un concetto di normalità che dove tutto, anche l'importante è andare avanti oggi. E perché quando succedono questi fatti dobbiamo interrogarci, ma il problema sta nel giovane che fa questi gesti, che devia, nel contesto nel quale è inserito, familiare, o anche nella società nel quale è immerso. Perché oggi in tutti questi tre ambiti, sia dall'individuale che dall'ambito nucleo familiare che dall'ambito sociale, bisogna interrogarsi su che cos'è per noi la normalità. Oggi i giovani in rete sicuramente scaricano molti dei loro sentimenti. Voi pensate
magari se ne può riprendere dopo, ma è social network ask, che i genitori non conoscono e che ahimè fa 60 milioni di iscritti, 13 milioni sono collegati giornalmente, ma la popolazione che sono più presenti sono i giovani italiani. Oggi lì buttano in rete tutto, per lo più collegato ad altri social network, sia Twitter che Facebook, per cui oggi abbiamo sì dei nativi digitali, ma la grossa preoccupazione è come fare prevenzione dentro questo loro mondo, perché non possiamo boicottarlo questo mondo, ma i giovani devono stare in questo mondo con l'attenzione sicuramente degli adulti, in primis i genitori. Quindi lei dice, intanto poniamoci le domande e cerchiamo di agire preventivamente, perché intanto è impossibile, come spesso capita, cercare di fermare il fenomeno, diciamo così, di controllarlo, e forse è meglio partire con una sana prevenzione per evitare che i giovani possano poi cadere in determinate situazioni. Il professor Pellai, che è psicoterapeuta dell'età evolutiva, quindi si occupa anche delle tematiche attinenti ai giovani, immagino che molto più del sottoscritto forse sia abituato a tradurre in termini scientifici quello che noi prima abbiamo visto con delle immagini che hanno un fortissimo impatto anche di cronaca. Va bene, Federer, a dire non veicoliamole troppo, perché attenzione, è uno degli elementi che poi fa il successo anche, e la condivisione, la voglia di condividere, di commentare di scene come queste una volta messe in internet, o sbaglio? No, così è. Direi che più o meno però tutte le situazioni, pur nella loro unicità e diversità, hanno in comune che c'è un'emozione che si accende dentro alle persone ed è la rabbia. E la rabbia è una delle sei emozioni primarie di cui ciascuno di noi è dotato, e proprio perché primaria noi non possiamo non sentirla e non viverla. Perciò in tutte quelle situazioni in cui ci sentiamo aggrediti, maltrattati, minacciati, la nostra modalità di difenderci è sentirci arrabbiati. La rabbia è molto importante, perché ci prepara al combattimento, e il primo modo per scaricarlo, il modo più automatico, più pulsionale, meno regolato in assoluto, è entrare in un combattimento, quindi considerare la persona che abbiamo davanti come un nemico che va fatto fuori. Questo serviva tantissimo all'uomo primitivo, cioè la rabbia ce l'ha lasciata l'evoluzione, perché dentro all'uomo primitivo era proprio quella emozione che gli permetteva di far fuori l'animale selvaggio che doveva essere portato a casa per poter mangiare. Ora, noi non siamo più però gli uomini con la clava, noi non abbiamo più da andare in giro a cacciare un animale per poter sopravvivere. Siamo in un mondo che è molto più sofisticato, si è civilizzato, siamo diventate persone che hanno imparato non solo a combattere contro il nemico, ma dovrebbero aver imparato anche a negoziare contro il nemico. Questo significa che nel momento in cui nel mio cervello si accende un'emozione così forte come la rabbia, che è esplosiva, io devo poter salire a un livello superiore, che non è il cervello emotivo ma il cervello cognitivo. Devo far ricorso a circuiti che sono molto più sofisticati di quelli del cervello emotivo, per esempio sono qua dentro i lobi frontali, e se li utilizzo bene la rabbia può essere sentita, validata, mi può fornire e il mio cervello più alto mi può dare la comprensione di quello che sta succedendo, ma può mettere nel mio kit degli attrezzi per far fuori il nemico nuovi strumenti, nuove strategie. Io per esempio posso spiegare perché in questo momento io mi sento così male di fronte a te, perché tu mi hai ferito così profondamente, perché da te mi sento minacciato. Potrei cercare di farti capire che cosa mi aspetto da te per uscire da questa situazione così problematica. Questo è il risultato di un buon percorso di educazione emotiva. Quindi diciamo che la rabbia è un elemento che ci accomuna tutti, cambia il modo poi di gestirla, di amministrarla, ma il fatto che uno preferisca arrivare alla reazione fisica è perché ha un,
Cioè, è una questione di deficit, è un problema di mancata rielaborazione, di strumenti che mancano? Cioè, fondamentalmente non è una preferenza, ma in realtà si trova intrappolato. Cioè, nel momento in cui si accende un'emozione così potente, io mi trovo in balia di un'emozione che non so controllare e gestire perché non l'ho imparato, perché non me l'hanno insegnato, perché non sono stato educato a farlo, perché ho fatto nella mia vita esperienze fortemente attivanti sul piano pulsionale e non sul piano razionale, perché ho usato sostanze come la cocaina che in nessun modo mi permettono di fare un buon lavoro di regolazione su un'emozione così potente come la rabbia. Tutti i fattori di rischio che abbiamo in questo momento nel nostro contesto sociale, nel nostro percorso di vita, i ragazzi giocando a un videogioco violento non imparano in nessun modo a regolare l'attacco contro il nemico, anzi imparano ad amplificarlo e a portarlo al livello successivo del videogioco. Tutte queste modalità sono modalità sregolative, diseducative rispetto alla capacità di poter gestire e controllare un'emozione così potente come la rabbia. Diciamo che voi avete toccato due riferimenti, la veicolazione delle immagini che può anche avvenire magari attraverso il mezzo televisivo, ma possono anche essere scene di fiction, per esempio, di finzione cinematografica, così come le faceva riferimento ai videogiochi. Più tardi ci arriveremo, perché poi spesso di fronte alla necessità per chi fa anche informazione di spiegare il perché di certi atti di violenza, poi inevitabilmente si apre anche il dibattito sull'eccessivo accesso a immagini di violenza che viene dalla rete piuttosto che dalla televisione, ma lo vediamo più tardi, anche perché io vorrei coinvolgere subito la professoressa Fossati, che è dirigente di un plesso scolastico molto importante di Pavia. Professoressa, quanti allievi conta la sua struttura? 1450 alunni fra bambini di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Quindi è una realtà molto numerosa, ma immagino anche con esigenze differenti, perché ci sono varie fasce d'età e tra l'altro neanche troppo ravvicinate. È vero, le fasce d'età sono estremamente diverse, con problematiche molto diverse tra di loro, e comunque è anche vero che in effetti l'aggressività è in costante aumento nelle classi della scuola, sia primaria sia secondaria. Tutto ciò impone sempre una riflessione da parte nostra come operatori della scuola. Su questo ci interroghiamo costantemente, perché i miei docenti mi sottopongono le problematiche che vivono quotidianamente e insieme cerchiamo di affrontarle coinvolgendo le famiglie, coinvolgendo attraverso delle attività i bambini e le classi, anche perché in effetti si registra il fatto che comunque nessun bambino, nessun ragazzo in sé è aggressivo o violento. La loro aggressività deriva poi dal confronto nella comunità classe. A livello di classe ovviamente ci sono delle regole da rispettare, regole che non possiamo sottodimensionare e sulle quali non possiamo tralasciare nulla. Dobbiamo assolutamente richiedere il rispetto di talune regole di convivenza democratica all'interno della classe. E questo è già un fattore che innesca poi inevitabilmente tensioni con i ragazzini? Tensioni tra ragazzini, perché ovviamente il no non sempre viene accettato dai bambini o dai ragazzini, anche perché purtroppo talvolta si registrano forme di educazione familiare estremamente liberali, per cui il ragazzo da solo viene praticamente assecondato un po' troppo dalla famiglia, per cui è portato a fare in pratica ciò che gli sembra giusto, ciò che vuole, ma è un conto è la gestione del singolo bambino. Nel momento in cui ci si trovi ad un confronto in classe, noi dobbiamo fare sì che i bambini rispettino determinate regole. E il confronto implica anche la capacità di mettere in discussione la propria opinione di fronte a quella dell'altro, di accettare di dover modificare
ciò che si pensa a favore dell'opinione altrui, e questo non sempre è facile né nel bambino piccolo e poi soprattutto nel ragazzino in età preadolescenziale. Quindi le problematiche sono numerose. Le posso chiedere, professoressa, da che età voi, lei mi diceva che sono gruppi eterogenei e che comunque ognuno ha sia le sue esigenze sia le sue problematicità, ma da che età voi iniziate a percepire queste scintille che in qualche modo rappresentano, immagino, anche un primo campanello d'allarme? Non c'è un'età. I bambini vengono a scuola, portano il loro vissuto, portano le loro esperienze personali già a 3 anni e si confrontano con una nuova realtà. La difficoltà ad inserirsi, ad integrarsi nel contesto scolastico si può registrare a qualsiasi età, in maniera più o meno evidente. È ovvio che a scuola tutto ciò si registri in tempi rapidi, nel senso che i docenti avvertono se un bambino che ha sempre avuto un comportamento pressoché nella norma tende a modificare i suoi atteggiamenti con fenomeni di aggressività o di violenza da parte di altri, e questo determina anche un calo nel suo rendimento scolastico. Questo fa sì che ci si interroghi chiedendo ai genitori se in casa sia cambiato qualche cosa, se si sia determinato qualche evento particolare, e quindi si cerchi di intervenire chiedendo dapprima la collaborazione delle famiglie. Dopodiché si può agire sul gruppo classe, abbiamo predisposto percorsi proprio per favorire questa affettività, questo rispetto delle emozioni, questo riconoscere le emozioni, perché non sempre i bambini riescono a distinguere fra una emozione di rabbia o emozioni diverse, di delusione, di dispiacere. I bambini devono essere educati anche a riconoscere le proprie emozioni, quindi a saperle vivere, a saperle interpretare e a confrontarsi con i compagni. Allora, questo è un passaggio delicatissimo. Poi le chiederò, professoressa, anche lei ha tirato in ballo le famiglie, le chiederò anche di aiutarci a capire com'è il rapporto poi tra scuola e famiglie, perché i bambini stanno poi a metà strada tra queste due, credo che si dicano, agenzie formative, giusto? Educative, l'ho letto oggi su internet, volevo far bella figura, ma come vede mi ricordavo male. Allora, grazie professoressa Fossati, grazie anche perché tra poco daremo voce a voi che ci seguite da casa, 366 11 88 002 oppure diretta @primaseratalive.it. Raccontateci anche le vostre esperienze. Noi oggi vi stiamo parlando di come viene gestita in questa scuola di Pavia, ma ci interessa anche sapere se voi siete addetti ai lavori e ci seguite da altre zone del nord-ovest d'Italia, le vostre personalissime esperienze. Facciamo una piccola pausa pubblicitaria perché c'è una fascia che già attende di passare, dopodiché al rientro cercheremo allora di capire com'è la gestione di tutte queste problematiche partendo da quello che accade nelle nostre famiglie. Breve pausa e poi di nuovo qui a Prima Serata Live. Vi aspettiamo.